La morte della patria, così lo scrittore giurista sardo Salvatore Satta definì l'8 settembre del 1943, quando i vertici dello Stato italiano, dopo aver annunciato l'armistizio con gli anglo-americani, lasciarono nella più grande confusione le forze armate prive di ordini precisi. Ben 815.000 soldati furono così catturati dai militari tedeschi e deportati in diversi lager della Germania. Alla flotta della Marina Militare, in testa alla nave ammiraglia, la corazzata Roma, fu invece ordinato di raggiungere la Maddalena, ma il 9 settembre la squadra navale italiana fu attaccata nel Golfo della Sinara da alcuni bombardieri di quei tedeschi, fino ad allora alleati, adesso già diventati nemici. La corazzata fu bombardata, un'esplosione spezzò in due tronconi lo scafo che affondò in pochi minuti. Morirono quasi 1.400 marinai, tra cui l'ammiraglio Bergamini, che comandava la flotta, con poco più di 600 naufraghi salvati da altri mezzi della Marina. Quell'episodio fu in seguito interpretato come uno dei primi atti della Resistenza, interpretazione che nasconde una verità diversa. Troppi errori, troppe incertezze guidarono i vertici dello Stato in quelle ore confuse successive all'ufficializzazione dell'armistizio. A cominciare dalle responsabilità del re Vittorio Emanuele III, al ruolo della monarchia e delle forze armate italiane in quei momenti convulsi, è stato dedicato l'incontro promosso venerdì dall'Associazione dell'Asia di Torres. Riflessioni e temi presentati al professor Lorenzo Scano, autore del libro Inchiesta 9 settembre 1943, il giorno degli ammiragli, il destino della corazzata Roma, la flotta del Tirreno e il suo re. Sulle caratteristiche tecniche della nave e della flotta italiana, nonché degli armamenti a disposizione, si è invece soffermato Giovanni Maria Chessa. L'incontro è stato moderato dal giornalista Luca Foddai, un'occasione per riflettere su un momento cruciale della storia italiana che meriterebbe una migliore conoscenza. Forse solo canzonette, ma hanno dato un'impronta identitaria alla Sassari del boom economico, ho iniziato un filone che dura tuttora. I motivi musicali e canori dei cantanti e cantautori sassaresi meritano un riconoscimento e una valorizzazione, secondo l'associazione 50 e più, legata a Confcommercio, che partendo da un libro scritto da Gavino Ruggiu sulla musica identitaria turritana, ha confezionato un CD musicale con la collaborazione degli artisti locali più noti, che hanno scelto i brani storici più caratteristici della prima canzone sassarese. Due CD dove ci sono, in pratica, i 30 motivi più conosciuti, più ascoltati di questi anni, e così facendo abbiamo dato compiutezza al discorso del libro. A che musica si ispiravano questi autori? Ma la musica prevalentemente è una musica tendente allo spagnoleggiante, in realtà però era tipico degli anni dell'eclettismo musicale di quel periodo fare delle cover, utilizzare motivi già conosciuti tipo Mirinzana di Londilà, era la Miriana di Londilà di Mauro Lusini, e poi c'erano canzoni dei Beatles, canzoni di Carrero Blanco, utilizzavano motivi conosciuti per sviluppare meglio, far conoscere meglio il proprio elemento identitario. Gli autori del CD si esibiranno in un concerto l'8 novembre all'Auditorium di Cappuccini, presentati da Antonio Arcadu e Anna Rita Oggiano. Vi parteciperanno Gianni Paolesu, Luciano Simula, Giuseppe Manca, Pinuccio Cossu, Maria Pia Poddighe, Maria Speranza Russo, Giuseppe Fiori, Giuseppe Piroddu e i gruppi Zeppara, Ruseddu e Deredi Giuseppe Piras. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Ducale, presente il sindaco Nicola Sanna e l'assessore alla cultura Raffaella Sao. La vendita del pacchetto libro più CD servirà a contribuire al restauro di un monumento storico di Sassari ancora da individuare. Un saluto a Canale 12, seguiteci e cresceremo insieme, e comprate il libro di Pino alla lavatrice che è uscito adesso, dovete andare a ordinarlo. Un do to death. Mi sembra il minimo. Ciao! Ed ecco all'Aula Magna del Liceo Azzuni, come annunciato dai protagonisti, la presentazione dell'atteso libro di Pino alla lavatrice, e beh, Diario di un depistato. La pubblicazione è stata curata dai fratelli Stefano e Michele Manca con la partecipazione di Davide De Filippi. Una serata divertente che si è subito trasformata in un momento di cabaret puro in cui i due autori hanno interagito col pubblico e con noi. Aspetta, salutiamo un attimo. Ciao Canale 12! Il protagonista del libro, Pino la lavatrice, ha un atteggiamento chiaro nei confronti della vita. Se può, non fa. Anche perché se fa sbaglia. Non è che non voglia lavorare, infatti ha provato tanti colloqui, dallo chef alla rockstar, dal pompiere al calciatore, ma invariabilmente riesce a prodursi in un nuovo disastro e le conversazioni con potenziali datori di lavoro si trasformano in botta e risposta surreali. Le nostre notizie sono sempre succose e fresche come mozzarelle, perché sono mozzarelle. È vero che le mummie possono tornare in vita? Sì. Cosa lo prova?
Alla fine, l'unico lavoro che il protagonista è capace di fare sarà proprio quello dello scrittore.